Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Vi avverto, questo sarà un video molto particolare in cui vi racconterò una storia accaduta realmente, qualcosa che ho vissuto in prima persona. Qualche giorno fa, praticamente, parliamo già di qualche settimana, mi è arrivato un pacco sotto casa. Lì per lì, niente di strano, visto che comunque, come ben sapete se mi seguite su Instagram, è mia consuetudine ordinare tante cose online. E sì, perché tantissime cose di quelle che poi vedete qui sul canale, insomma, le compro sui vari siti e quindi non ci vedevo nulla di strano. Fino a quando non ho aperto il contenuto di questo pacco. In un primo momento avevo pensato a qualcosa di totalmente sbagliato, cioè mi ero fatto un'idea diversa, tant'è che se siete stati attenti e se mi seguite veramente su Instagram, probabilmente vi sarà arrivata la storia in cui vi parlavo di un prodotto che a mio avviso in quel momento mi era arrivato perché magari un'azienda voleva regalarmi questo prodotto. In realtà non è così. Ok, prima di cominciare però, altrimenti facciamo un po' di confusione, vi faccio vedere cosa c'era all'interno di questo pacco. Ragazzi, siete pronti? 3, 2, 1, eccolo qui! All'interno del pacco c'era questo cappellino nuovo di zecca, guardate un po', questo sono io. Cioè, praticamente un cappellino con il mio logo ed è qualcosa di fantastico perché, ragazzi, lì per lì ero veramente felice, anche perché avere un cappello tutto mio, visto che io sono un amante di cappellini, li colleziono anche, era qualcosa di incredibile, cioè ero veramente troppo felice. Ho pensato, cavolo, che idea geniale, perché non ci ho pensato prima? In realtà ho sempre avuto quest'idea, soltanto che qualcuno l'ha messa in pratica prima di me. E mi hanno mandato questo cappellino molto bello, divertente, particolare. Insomma, ragazzi, è come quelli che utilizzo io, soltanto che c'ha il mio logo. E ho pensato, caspita, che bella iniziativa. Lì per lì pensavo appunto che si trattasse di qualche azienda che magari voleva produrre dei cappellini per me e di solito succede che magari ti inviano un prodotto perché già mi è capitato in passato per convincerti magari poi a stampare e anche a vendere questi cappellini. In realtà questa era la mia prima idea, cioè ho pensato subito a questo. Però c'è qualcosa che non avevo visto. E sì, perché mi ero soffermato soltanto alla prima parte del pacco. Ma sotto, nella scatola di questo pacco, c'era un foglio, un biglietto, una lettera. Quando ho visto questo foglio, la mia idea è totalmente cambiata. Non potevo mai immaginare che dietro tutto questo c'era lo zampino di qualcuno di voi. Probabilmente la persona che ha lasciato sotto casa mia questo pacco è una persona che in questo momento sta guardando il mio video. Lì per lì qualcuno potrebbe anche pensare e vabbè Vito dai ci sta, è il regalo di un fan. Ed è la prima cosa a cui ho pensato, infatti ho pensato dai caspita che bello avere una community così bella, dei ragazzi, delle persone che ti vogliono così bene, che bello. Il contenuto di questa lettera era un po' contrastante, mi ha messo un paio di dubbi in testa. Per farvi un'idea però, adesso vi leggerò il contenuto di questa lettera. Ho pensato molto prima di fare questo video, se era giusto farlo, se era giusto non farlo, però secondo me è un video che va fatto. Perché come ben sapete vi metto sempre al corrente delle novità che ci sono nella mia vita e secondo me questa cosa vi spetta. La dovete sapere, anche perché vorrei conoscere il vostro parere. Intanto indosso il cappello che mi ha inviato questa persona. Perché ragazzi, è comunque molto bello, mi piace, guardate, è particolare, eh? Mi sta bene? Se mi sta bene, scrivetelo qui sotto nei commenti. Ah, dimenticavo ragazzi, per cominciare lasciate un bel pollice in su sotto questo video. Per voi non costa nulla, ma per me è molto importante. Vi leggo il contenuto di questa lettera che c'era all'interno del pacco. Ragazzi, se siete deboli di cuore, fate attenzione. Ciao Vito, non posso dirti come mi chiamo. Se vuoi però puoi chiamarmi Tramezzina. E già qui non lo so ragazzi, ero un po' perplesso. Chi si farebbe chiamare Tramezzina? Tramezzina, cioè tu non mi dici come ti chiami, però mi dici che ti fai chiamare Tramezzina. È strano, è molto strano. Sono una tua fan e ti seguo da quasi 3 anni. Allora, sinceramente, a questo c'ero arrivato. Cioè, ho pensato per spedirmi addirittura un regalo, un pacco, una lettera, probabilmente è una mia fan o un mio fan. Sono un po' grandicella e forse
mi sono presa una cotta per te. Come forse, scusami? Cioè, come forse? È impossibile non prendersi una cotta per me, ma ti rendi conto? Sono super affascinante! È normale che ti sei preso una cotta per me. Cioè, questa è l'unica cosa che non mi stupisce. Potevi dirmi qualunque cosa, ma se ti sei preso una cotta per me, sicuramente è normale. Volevo dirti che sei il mio YouTuber preferito. Sei simpatico, divertente e molto originale. Grazie tesoro, anzi grazie tramezzina, questo lo so. Adoro i tuoi video in mezzo alla natura. Anche se da qualche settimana, grazie a te, ho cominciato ad appassionarmi al mondo delle moto. Vi rendete conto, ragazzi, quante passioni riesco a trasmettere grazie ai miei video? C'è qualcosa di fantastico. La tua moto è bellissima, ti rispecchia molto, ha il tuo stesso carattere. Secondo me dovresti dargli un nome degno di te. Vi devo dire che quando ho letto sta cosa del nome, ragazzi, mi si è accesa la lampadina, anche perché mi sarebbe già piaciuto dall'inizio dare un nome alla mia moto, soltanto che ancora non ci ho pensato. Però magari, chi lo sa, prossimamente possiamo trovare un nome alla mia nuova moto. Se avete un nome originale, un nome che possa rispecchiare il mio carattere, la mia persona, scrivetelo qui sotto nei commenti. Magari, chi lo sa, qualcuno di voi riuscirà a dare un nome bello alla mia moto. Ho voluto lasciarti questo piccolo regalo. Spero ti piaccia. Indossi i cappellini dal tuo primo video su YouTube. Quindi ho pensato di regalarti questo cappellino con la tua faccia. Allora ragazzi, questa frase mi ha fatto capire una cosa importante. Chiunque sia questa fantomatica tramezzina è qualcuno che mi conosce molto bene, qualcuno che veramente ha spulciato nel mio passato. Pensate che il mio primo video è uscito nel settembre 2014, più di 10 anni fa. Questo regalo mi sembrava un'idea carina. Potresti anche farci un video se vuoi. Grazie tramezzina, anche perché insomma ci ho già pensato io e lo sto facendo. Quindi grazie per il regalo e grazie per l'idea del video. Il mio sogno sarebbe quello di salire sulla tua moto, così potrò abbracciarti mentre guidi. Sarebbe una cosa fantastica. Tramezzina, dico, io capisco che tu mi hai regalato il cappello, però addirittura abbracciarmi mentre guido, cioè, è una cosa troppo romantica. Tramezzi, non si può fare, capisci? Però, chi lo sa, mai dire mai nella vita. Magari può essere pure che ci conosciamo, ci piacciamo e poi ti faccio fare un giro con la mia moto. Lo so, in questo momento sarai un po' perplesso, ma presto riceverai altri regali da me. Sono la tua fan numero uno e voglio dimostrartelo. Con affetto, la tua tramezzina. Cioè ragazzi, qui c'è la lettera, io sono scioccato, io sono veramente scioccato. Tramezzina, io ti ringrazio, chiunque tu sia, è sicuramente un gesto bellissimo, però non devi veramente regalarmi nulla, non mi devi niente. Ti ringrazio se magari in qualche modo riesco a intrattenere le tue giornate, mi fai sentire speciale, importante, però questa cosa di lasciarmi dei regali così, senza metterci la faccia, non è carina. Cioè mi fai prendere un colpo perché non so chi sei, almeno fatti vedere, fatti conoscere, così poi magari prendiamo confidenza e accetterò i tuoi regali di buon cuore, ma non così, tramezzina! Ti prego, che poi mi viene un colpo. Allora ragazzi, sinceramente io non so chi ci sia dietro tutto questo, perché ripeto, non me lo aspettavo. Mi aspettavo fosse un'azienda che mi aveva mandato questo prodotto in regalo, perché capita spesso. Ma addirittura una fan che si è innamorata di me, un po' più grandicella, che si fa chiamare tramezzina e che non ha un nome, questa cosa ragazzi veramente è molto inquietante a tratti. Quindi non lo so, chiedo il vostro parere. Secondo voi dovrei preoccuparmi per questa lettera? Dovrei preoccuparmi, anche perché ragazzi questa conosceva il mio indirizzo, sapeva dove abitavo, mi ha lasciato un pacco dietro casa come fanno i serial killer. Non lo so ragazzi, ditemi voi la vostra qui sotto in un commento, perché sinceramente sono un po' preoccupato. Comunque sia, grazie tramezzina per questo regalo, ripeto è stato carino. Ti chiedo di non regalarmi nulla, però quantomeno mettici la faccia, perché veramente questa cosa di non conoscere chi mi fa un regalo in generale mi mette molta curiosità. Mi fa piacere se in qualche modo, diciamo, ti piaccio, non mi fa tantissimo piacere che ti sei innamorata di me, perché ripeto non ti conosco, però vedremo cosa succederà in futuro. Aspetto tue notizie. In ogni caso, tramezzina,
benzina. Se stai guardando questo video, puoi anche scrivermi su Instagram, ok? Ti lascio qui sotto tutto, così. Ma che lascio? Che lascio qui sotto? Che sicuramente, se sai dove abito pure, sai pure come mi chiamo su Instagram. Questo video lo volevo fare così perché volevo farvi conoscere questo retroscena. Mi raccomando, metteteci sempre la faccia, perché questa cosa di nascondere la vostra identità, soprattutto per queste cose, non è bella, diciamo, perché ripeto, mi mette ansia. Vi voglio bene, grazie quando mi fermate per strada, grazie quando mi apprezzate, mi mandate dei bei commenti. Adesso ho bisogno del vostro aiuto, fatemi sapere se c'è qualche tramezzina che voi conoscete, magari voi la conoscete pure. Ci rivediamo ad un prossimo video e ciao! Whoa!